stadio dorico in rifacimento alle mie spalle, perché puntata di oggi sono con Franco Lorenzini. Saluta. Strane robe, lo devo dire stavolta. Sì, bravo, strane a robe. Posto. E per la terza volta, Cicerone, te, sì. Quindi usciamo dalla tua comfort zone, non siamo zona Safi, Rione e Porto, ma faremo una puntata gironzolando per i rioni anconetani, riscoprendo, rivedendo o comunque parlando dei campi sportivi e dei vecchi campetti che esistevano e qualcuno ancora esiste della nostra città, a partire dai primi del Novecento, quindi facciamo tutto un percorso storico. E visto che siamo qui, guarda un po' chi c'ho da là, Michele Brisighelli, il nostro grande Michele. Facciamo la sigla in 3, 1, 2, 3, sigla. Che casino, è uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. dopo l'avvistamento, è stato dopo. E di notte, venendo qui, strozzata con il filo elettrico. Avanti si vada. Un nome celtico. Quindi questi hanno sparato. Ancona sotterranea. Questa moneta è un mistero. Buchenwald, Mauthausen e Auschwitz. Che sorge sopra un cimitero di suore. Che spettacolo, sta ancora antica. E adesso entriamo con le chiavi. Se ne uscirà fuori il chupacabra. A posto. E il cicerones. Dentro il rifugio antiaereo di via Birarelli. È il tempio del calcio anconetano questo, anche se poi non è stato il primo campo ufficiale dell'Anconitana, quindi partendo dal 1905. E partirei dall'avancorpo monumentale che risale alla seconda metà degli anni 800. Questo anticamente era il tirassegno nazionale che subito dopo l'Unità d'Italia l'onorevole Giuseppe Garibaldi caldeggiò in tutta Italia l'istituzione dei tirassegni nazionali. Cioè, fatta l'Italia, bisogna imparare gli italiani a sparare. Sì, ecco. Esatto. Allora, Garibaldi chiese di istituire il tirassegno nazionale nel 1861 e nel 1862 venne istituito qui ad Ancona. Si hanno notizie di una delle prime gare qui ad Ancona presso il tirassegno nazionale nel 1889 e la curva, la nostra curva nord, gloriosa curva nord, era il bastione parapalle dove praticamente in tutto l'arco della curva c'erano le sagome sparando da qui, dalla diciamo curva sud, che è esistita per poco tempo. Quando il calcio in Italia aumentò di visibilità, ma soprattutto di spettatori, perché poi dopo era diventato lo sport popolare per eccellenza, ancora si dovette dotare di un campo sportivo adeguato, perché il campo sportivo iniziale era quello di Piazza d'Armi. E dopo ci andiamo, famo vedere dove ma era. Certo, e quindi iniziarono i lavori intorno a fine anni 20, iniziarono i lavori del Dorico. Il direttore dei lavori era l'ingegner Ramiro Giorgetti e la ditta che eseguì i lavori era la ditta Paoloni. È un nome che poi ricorrerà spesso nella storia dell'Ancona Calcio, perché fu Luciano Paoloni, titolare della ditta, fu uno dei presidenti negli anni 50, primi 60, uno dei presidenti dell'Anconitana Calcio. Questi lavori portarono ad una capienza dello stadio di 10.000 spettatori, quindi con una tribuna, una curva che era la stessa curva che vediamo lì, con i gradoni non completamente di cemento, perché c'erano delle aree dove c'era la terra e quindi la gente si dotava di tavole di legno, li metteva lì perché quando pioveva ti puoi immaginare c'era un po' di malta. Che casi che era, e poi la gradinata. Che non la gradinata che c'aveva in mezzo alla gradinata c'era un pino,
perché chiaramente, come ben ricordiamo tutti quanti, era una gradinata che aveva, insomma, di spalle una fila di pini, ma al centro, proprio al centro della in mezzo ai gradoni c'era un pino, e questo pino era fin dai tempi degli anni 30, quando il Dorico appunto venne inaugurato, era il centro della tifoseria più calda biancorossa. Il pino fu abbattuto nel settembre del 1967, perché ormai era... Ti fate in tempo a vederlo il pino? Sì. Te l'hai visto? Sì. In memoria storica? Esatto, io ho visto il pino perché la prima partita che vidi, mi ci portò mio padre, fu ad aprile del 1967. Iacoboni, Pane Bianco Unere, Spocchi, Recchi, Viappiani, Morè, Giampaoli, Facincani, Zanon, Maselli. Questo era l'11 che ancora me lo ricordo, perché io penso che ognuno di noi la prima partita che ha visto si ricorda la squadra del cuore che in campo giocava. La posso dire pure io la partita mia? Vettore, Fontana, Deogratias, Bruniera, Fabbri, Pregnolato, D'Aderio, Gadda, Tacchi, Talevi e De Martino. Perfetto, oh, 88, così. 88. 88, vabbè, 88. Così ci so pure io, Ale. Nel dicembre del 1978 i gruppi di allora decisero la fossa di Jacopo, di Marco Bellardinelli, che saluto, di Lorenzo Moresi, le brigate biancorosse dei fratelli Massarenti, Paliprincipi, Solfanelli e i fighters, dei ragazzi qui del rione Adriatico, e gli Anconitana Superstar, attenzione, un piccolo gruppo, ma era uno dei più tosti, erano i ragazzi del Bar Bruno di via Torino, Resi, Giuttari, Passiò, Bregoli, questi qui, si spostarono tutti quanti in curva, e quindi divenne la curva, come poi era in tutte le città e le squadre d'Italia, diciamo a livello professionistico, divenne il settore più caldo della tifoseria anconetana, e lo è fino ad ora. No, però... Queste, guarda un po', queste le vecchie biglietterie viste, sì, da dentro, sì. Una perla. Una roba grossa. Perché siamo tornati a livello stadio e siamo dentro al vecchio Dorico. Sta facendo il restyling. Te guardami bene, guardami. Guardami bene. Te guardo io. Aspetta, adesso facciamo un selfie. CS6, viene qua. Sicuramente. Aspetta, mettete una foto così uguale. Siamo alti uguali? 25 anni fa in capitaneria. Porca troia. Io pesavo 50 kg di meno. Ti è sotto ufficiale in divisa. Ovviamente no. 50 miliardi di capelli in meno. Ecco, ci facciamo un selfie così. Così metti in sovrimpressione la foto nostra. No, lo ci voglio bene come un fratello. Grande. Ma non ci sarei mai arrivato. Ricordi tanti qua. Io dico sempre, quando entro qua, ma lo dico sempre, ma veramente, l'ultima volta l'ho detto giovedì, alle ragazze ho detto, io sono nato lì. Questo stadio qua c'ha una storia, dovete essere orgogliose di giocare in questo stadio, non potete pensare che questo sia un campetto, questo è lo stadio della città, il pianto più importante per voi tifosi dorici, ma per il quartiere, per la città. Il tempio del calcio. Ha avuto mille cambiamenti, qua in Serie A c'era una curvetta e il campo non era così, era in erba naturale ovviamente. Poi ospita il calcio femminile questo stadio, quindi centinaio di ragazze che si allenano, che si alternano ai campioncini. Una grande evoluzione, come leggiamo, come seguiamo. Tanta roba. Chiaro, è sintetico. Non c'è l'odore dell'erba. Non c'è l'odore dell'erba, però ti permette di allenarti tutti i giorni, dalle 3 del pomeriggio alle 22 di sera. Però è bello. E poi diventerà una grande cosa, no? Perché qua diventerà parco per bambini, qua tennis, padel, la tribuna nuova, lo spogliatoio, il barretto. Vai, io? No. Come no? Mi sto allenando. Quando siamo ignao? Quanti ricordi? Cioè, prima eravamo lì, per geolocalizzarci. Però io ti dico solo che qui ci ha giocato la Serie A de basket per non so quanti anni
dal 50 in poi e giocava all'aperto, quindi ci veniva Varese, Milano, l'Olimpia Milano, l'Ignis Varese, il Cantù, venivano a giocare tutti quanti qui, all'aperto. E questo era il campetto un campetto di basket, sede della Stamura, storica Stamura come è stato detto. Il tema è che però questo rappresentava anche uno dei primi campetti urbani di gioco del pallone, nel senso che nonostante fosse ovviamente adibito a campo da basket, c'erano i cesti e quindi a questo veniva sicuramente destinato. Noi passavamo interi pomeriggi da dopo scuola fino alla sera a giocarci anche a calcio, quel calcio che, se voi vi ricordate, aveva due opzioni grandiose: una con maglioni per terra e porta grande, l'altra più tecnica per affinare meglio le capacità, con le porticine date dalla fine, la parte finale dei canestri, per cui ovviamente del traliccio dei canestri. Il traliccio dei canestri che diventava la porticina, e quindi la classica domanda iniziale era: a porto o a porticine? Si giocava, e quando finivamo di giocare andavamo a salutare i giocatori che da dietro del dorico uscivano dagli spogliatoi e ci passavamo la serata. Quindi con la famosa scritta Oliviero Magico Guerriero. Oliviero Magico Guerriero, Oliviero Garlini, il grande Oliviero Garlini. 5 gol, poi non l'abbiamo visto più. Non la sapevi, grande, questa? Grande. Te la ricordavi? No, no, quella della scritta me la ricordavo, Oliviero Magico Guerriero, Oliviero Garlini. C'è un po' di c***i. Come no? Non so se qualcuno ricorderà la figura del mitico Ardeo. Porra. Lo so, se dico a Franco nomi di questo genere potremmo fare notti. Ardeo era il grande magazziniere dell'Ancona Calcio degli anni 80, no? Che tra l'altro era colui che la domenica mattina, passando da qui, faceva una selezione terrificante sui ragazzini che potevano accedere al campo per fare raccatapalle. Ardeo, massimo accompagnatore, settore giovanile, primi anni 80, arrivano alla finale nazionale vicino a Milano, mi sembra che era Pavia. Il Milan vede i giocatori dell'Ancona e chiede ad Ardeo: ce li porti a provare a Milanello? Ardeo telefona subito al presidente Maiani. Presidente, presidente, il Milan vuole provare i nostri giocatori. E Maiani fa: Ardeo, ma chi paga? Paga l'Ancona, e allora riportali tutti a casa. Altro campetto urbano, quindi siamo in via Fiume, retro della chiesa del Sacro Cuore, e qui, sempre per dare ricordo importante delle grandi e storiche associazioni sportive anconetane, c'era il campo da basket dell'Adriatico, gloriosa società ancora oggi ovviamente in piena attività, e vicino, attaccato al campo al pallone dell'Adriatico, c'era ovviamente l'oratorio con la chiesa, della chiesa, e c'era il campetto da basket anche esterno della chiesa, dove ovviamente si giocava pallacanestro, ma si giocava anche lì al pomeriggio una serie infinita di partite di pallone. Quindi sono i ricordi più belli ovviamente dei pomeriggi interi passati tra calcio, basket nel quartiere Adriatico. Possiamo unire ciò che Wikipedia aveva diviso per riprendere ai tempi di Anconopoli, esattamente, un noto broccardo di Anconopoli. Si passava un periodo, un pezzo del pomeriggio qua, poi si andava al Dorico per proseguire, e quindi era un grande circuito di sport cittadino che accomunava i nostri pomeriggi. Dai, tira giù stasera. Ciao Raffa. Ciao Raffa. Wow. Saluta. Ciao. A posto, tiriamo giù stasera. Stavo a fare la puntata sui campetti d'Ancona. Oh, tuo padre ne salutiamo? Salutiamo a tuo padre. Mi pare, non lo saluti? Buongiorno. Buongiorno, te stai sott'Alpino in gradinata? Sì. Vedi? C'hai le foto? C'hai le foto, ce l'hai qui, no? Dove tira giù? Sì, dai, fammo di stasera anda. Tutte e due? No, una sola, Qua, questa di qua? Una delle due. No, dopo passa meno gente, qui non ti rovino il cliente. No, di qua, beh. Qua è bella, eh? Bella, sì, infatti te l'ho fatta tirare giù apposta. Intanto cerchi la foto. Sì. Vai, noi andiamo a fare la ripresa. Prego, signora. Dove sei? È qua la seranda. Noi dovremmo essere solo per le 5:30 in tuo posto. Sì, ma no, per il resto? Sì, ma. Oh, metteveli davanti, Ale bella. Io chiamerei pure Roberta. Io non finisco mai di ringraziarti per quello che mi hai fatto con tuo padre all'evento che ho fatto un mese fa. Lei ti ha fatto il video, intervistava il padre. E lui intervistava il padre, come no? E te sei stata eccezionale perché è Roberto. Aspetta, Franco, presentala. Lei è? Allora, questa nostra concittadina è Roberta Faccani. Il papà di Roberta, il grande Roberto Faccani, è stato un mito del calcio anconetano fino agli anni 50. Quindi non è off 60. Topic di intervista, ci sta proprio, manco ce l'avevamo organizzata. E praticamente è stato allenato, quando la prima volta che arriva, da un certo Carletto Parola.
quello della rovesciata famosa delle figurine Panini. Famosa sull'album delle figurine Panini. E questa signorina qui è una delle nostre più grandi cantanti, ma non conetane, italiane, perché ha cantato con i Mattia Bazar e poi è anche solista e così. E canta con il mio amico che noi conosciamo perché ha frequentato con noi, il papà era Giacomo Belardinelli, col mio amico Marco che saluto. Salutiamo tutti oggi. Salutiamo tutti. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie Roberta. Grazie, grazie Roby. Avevi discorso sempre, avevi discorso. No, ci sentiva sempre. Ah, ci sono problemi da risolvere. La passione. Il signore lì è stato il presidente. Vieni. Io prendo tutto lo schermo. Giorgi, lo schermo te lo dedichiamo a te. Un braccio, stato, non lo vedo. Un braccio, stato, no, quando c'è lo sfondo? Un braccio, qua. Oh, ecco. Questo signore, Giorgi, è stato il presidente del club Il Pino. Primi anni 80. È nominato prima. E quindi, arrivato a un certo punto, noi stavamo qui sotto con dei personaggi famosissimi, tipo Vittorio Sulpizzi, tipo Conti, Italico. E quindi eravamo tutta una comitiva che alla sera ci fermavamo qui. Poi io come club Il Pino avevo fatto una bacheca che prendeva da porta a porta lì allo stadio Bari. Quella volta non c'erano i cellulari che sentivi i risultati, eccetera. Le persone venivano a vedere nella bacheca risultati, classifica dell'Ancona, la schedina. E quindi arrivati a un certo punto erano tempi che si ricordano volentieri. Siamo qui per questo noi. Io dico sempre che oggi non mi ci ritrovo, perché il mondo mio era quello di quella volta, dove c'era la semplicità, si stava in compagnia e si stava molto bene. Grazie mille. Namo che ci aspetta. Namo che ci fa l'ultima. Mi dici? Andiamo là. L'abbiamo trovata sta foto? Ma sta sì, perché quando la cerco non trovi. Tempo scaduto, io ti saluto, Ricca. Vai via? Sì, dobbiamo fare giro di tutti i campi. Finirò. Chi era il custode del campo sportivo? Chi era il custode del campo sportivo? Ragnetti. L'abbiamo nominato. Ragnetti. Salutiamo. Non lo ricordate dei Ragnetti? Non mi ricordo se l'ha detto. Era il vecchio custode che abitava lì. Ad estate faceva il cinema. C'era il cinema Fiammetta che faceva il cinema all'aperto. Due Mister Oz. Prima c'era il Salotto. Prima c'era il Fiammetta. All'inizio c'era il Fiammetta, poi dopo c'è fatto il Salotto. Ed estate faceva il cinema lì all'entrata della tribuna. Andava da tribuna, metteva tutte le serie e faceva il cinema all'aperto. Ignorante come una talpa, cattivo come la... Perché poi noi andavamo a giocare anche al campo del pallacanestro, perché c'era il campo del pallacanestro che giocavamo lì, insieme a tutti i vecchi giocatori e niente, la sera chiudevamo il negozio, l'edicola, e poi andavamo a vedere le partite del pallacanestro. Vabbè, te saluto allora. Vabbè, adesso se la trovo te la mando. Vabbè, ciao Don Dorico. Ciao bello, grazie a tutti. Forza Ancona. Sempre. Ciao. Ah, Madonna che puntata oggi, mi stanno a fare diventare matto. Non stanno zitti un attimo, tutti quelli che trovano e devono intervistare, adesso me li sono persi. Speriamo che non ho preso la multa. Preso la multa? Ha beccato un altro cristiano. Vabbè, dai, ci vediamo stasera. Vabbè, domani. C'è caso che piove di rotto, ma con la fame. Ah, è vero. Ciao Gianfranco! Ciao! Salutiamo pure Gianfranco! Ci porti a quel fiolo a vedere la partita? No, è andata a Bologna, qui qua, da salutiamo il quartiere, riprendendo il quartiere. Vieni qua, vieni qua. Mentre lui discorre là, vai! Ale! Quindi salutiamo il quartiere Passetto Adriatico. Sì, salutiamo anche a te, Terete. Salutate qui. Anche a me, io qui vi saluto, riunito per il nome dei campetti, ricordando che oltre alle strutture nelle quali abbiamo già visto, nelle quali venivamo sopportati dalle associazioni sportive che tolleravano la nostra presenza, anche le piazze ovviamente facevano la loro. Per cui diventavano campi da calcio naturali ugualmente Piazza Diaz, come poterlo scordare, e anche, come abbiamo detto anche nella puntata di Anconopoli, ovviamente la pista al passetto di pattinaggio, fino a che non arrivava il custode che gestiva il vecchietto che affittava i pattini, che ce ne diceva di tutti i colori. E vi scacciava. Era quindi il quartiere Adriatico Passetto, era un grande campo da calcio all'aperto dove passavamo i nostri pomeriggi. Io saluto a voi, saluto a Franco, ciao, il grande Franco, grazie amico Michi, Franco, grazie, e come al solito grazie Marco. Michele. Ciao Michi, grazie di tutto.
Ci siamo spostati perché faremo tappa in vari rioni. Itinerante la puntata. Sì, itinerante, perché insomma in ogni rione c'era quei soprattutto, tanti campetti o campi sportivi, per cui ne faremo parecchi. Adesso siamo con il nostro amico Sergio Dubini, che salutiamo. Che è colui che ha scritto assieme a me i due libri a livello sportivo storico della città. Porto, Passione, Pallone, l'ultimo, che parla del Porto e le attività sportive del Porto, e l'altro che parla d'Ancona e dell'Anconitana, quindi dal 1905 fino al 2000. Affinità Lettive. Esatto, Affinità Lettive editore. E questo è il mitico campetto di San Francesco, la massima attrazione dei ragazzetti, i ragazzi del rione. Non c'era la rete, arrivava praticamente, le porte arrivavano fino al muro là e fino qui adesso alla rete, e si facevano dei tornei a partire dagli anni del dopoguerra in poi tra le vie e le piazze del rione, perché San Pietro era al tempo, prima del terremoto del 72, uno dei rioni più popolosi d'Ancona, per cui ogni via, ogni piazza c'aveva la sua squadra, e quindi qui si giocava dalla mattina alla sera, come poi succederà anche in altri campi sportivi, dove insomma a livello demografico Ancona contava negli anni 70 120.000 abitanti, per cui ce n'era di gente. Coloro che giocavano qua generalmente venivano visionati, qui intorno c'erano gli osservatori, chiamiamoli così, gli appassionati di calcio delle squadre anconetane dilettantistiche, che poi dopo aver visto all'opera il ragazzetto ti chiamavano, lo dico in forma dialettale, oh Nini, vieni un po' qua, e te facevano firmare il famoso modulo giallo del tesseramento, per cui dopo diventavi il calciatore vero. Ci spostiamo adesso di un centinaio di metri, perché il campo che andremo adesso, che non c'è più, però un po' si intravede, ha delle storie veramente incredibili. Andiamo. Incredibili. Allora, qui siamo arrivati all'imbocco di uno degli imbocchi al Parco del Cardetto. Sì, lo sai. Questa è una delle entrate del Parco del Cardetto. All'interno del parco c'erano addirittura tre campetti. Il campetto del maneggio, che poi, quando fu dismesso, diventò ad uso campetto del calcio, che sta all'entrata di via Cardetto. Poi c'era il campetto, quello dietro, un luogo che in Ancona, per chi è anconetano, che conosce, chiamato il Pantà, che poi il Pantà c'ha una storia... Per ovvi motivi. Per ovvi motivi, dove ci lavoravano le sartine, molte delle quali salvarono non so quanti militari sotto l'occupazione tedesca, quanti militari italiani che stavano alla caserma Villarei salvarono. Il terzo, che era il campo della Marina Militare, quello che sta andando al Parco del Cardetto in alto, che era proprio un bel campo. Però che problema aveva? Passiamo la palla di qua. Innanzitutto c'è da dire che anche questo sta in una zona meravigliosa e si può vedere adesso perché c'è lo spiazzo del campo. Io sono stato un frequentatore del campo della Marina, che aveva questa caratteristica. Siccome fino alla fine degli anni 80 era zona militare, per entrare a giocare, oltre a varie raccomandazioni di amici, era necessario lasciare il documento alla sbarra di via Friuli, dove c'era il posto di guardia che ti identificava, e quindi per entrare dentro c'era da fare questa trafila, perché quella è una zona del Mari Radar, che è il punto radar della Marina Militare. Stava sul cocuzzolo proprio del Cardetto, in alto, in cima, c'aveva una veduta meravigliosa. L'unico problema era il pallone che andava di sotto, certo. E ovviamente era irrecuperabile. Fai un favore, Luciano, faccia un favore, fermate un minuto, perché dovevamo parlare, sennò si sente il rumore della... Due minuti. Saluta Luciano, saluta. Sì, poi, sai chi è quello? Zio De Cecilia. Ci ha fatto già una puntata su sta cosa qui che stiamo facendo. Quell'altro è Fiolo Letiziano. Bravo, bravo. Osterie. Eccomi. Oh no, guarda chi c'è. Pierpaolo. Io vado di là. Te va là. Yeah. C'era Pierpaolo. Comparsata dei sediali. Perfetto.
Qui ogni 3 metri buttiamo dentro qualcuno a sta puntata, eh. Silenziata la facciatrice. Sì. Allora, questo è il mitico campo di Via del Faro. Petro. Qui sotto qui stava? Qui sotto, sì, partiva dalla mura e arrivava fino al vicolo dell'ospizio, alle scale del vicolo dell'ospizio. Beh, in questo campo ci giocavano le 3 storiche società del Rione San Pietro, la Feris, la Saetta e il Concordia. La Feris è una società che fece pure il campionato di promozione, quella volta c'era A, B, C, la serie D, che sarebbe stato l'interregionale, e il campionato di promozione. La Feris giocava contro l'Ascoli, la Maceratese, la Civitanovese, la Samba. Il portiere della Feris era Matteucci, quello che poi giocò, Enzo Matteucci, con l'Inter di Angelo Moratti ed Herrera. Mentre uno dei difensori era Edmondo Lorenzini, campione d'Italia con il Bologna, De Bernardini e del presidente Dallara. Poi c'erano le altre 2 società, la Saetta, che era la società della parrocchia, e il Concordia, che era la società del circolo Concordia Sbandati. Però in questo campetto ci si potevano allenare solo il Concordia e la Saetta, perché il campetto era di proprietà del prete del Sacramento. La Feris, che era legata al Partito Comunista, non ci poteva venire. Il prete non voleva. La bellezza di questo campetto, che era legato alla bellezza di questo quartiere, alla città di Ancona. Oggi questa è diventata un'area verde che sta all'interno di uno dei quartieri storici e più belli, direi, della nostra città. Però questa divisione un po' anche di tipo politico tra le squadre parrocchiali e quelle dei partiti di sinistra, la presenza, per esempio per quel che riguardava la Saetta, di uno dei storici parroci con le scarpette, vale a dire padre Nazareno d'Ascanio, che è notissimo nel panorama cittadino e che vorrei ricordare perché lui veramente per il calcio dilettantistico anconetano ha fatto tanto, perché era un religioso che si intendeva sì di Vangelo e di Bibbia, ma si intendeva anche molto e forse di più di calcio. Diciamo che fuori partì quello. Sì, andiamo giù. Sì. Sì, ma Dio, avvisalo, sennò quello non parte più. Sì. Vai col trattore! Luciano, all'attacco! Ciao, ciao Pier! Ciao, saluta Tiziano! Riferisco! Ciao! E parliamo dei campetti sportivi d'Ancona. E questo ti ricordi? Sì. Che era. Adesso sai dove andiamo? A Capodemonte. Oh, bello! Andiamo a vedere dove stava il vecchio campetto. Vieni di a me, buongiorno, bello il campetto, quante volte ci andavo. È il campetto di Capodemonte. Di Capodemonte, io abitavo in via Stagno, proprio da dove è il tempio degli ebrei. E adesso ha cambiato monte, siamo venuti dalla Stagno, siamo venuti di qua. Un po'. Vedi il centro storico. Ai cappuccini. Sempre posti belli però. 6 anni me il posso permettere. Comunque cosa fa l'Ancona oggi pomeriggio? Vince! Oh, a posto, questo è importante. Vai! Ciao Luisa! Ciao, me l'hanno promesso, Sì ragazzi. Ciao! Siamo nel rione Capodimonte, quindi uno dei rioni storici di Ancona. Tanti ragazzini che anche a Capodemonte c'erano, frequentavano il campetto, non per niente la via è stata intitolata Via del Campetto, che partiva all'incirca da sotto via Torioni e arrivava fino a questa zona qui. Nella chiesa di San Giovanni all'interno c'era il campo di pallavolo, perché la Vittoria Capodimonte, nata subito dopo la guerra, negli anni più che altro 50, era una delle squadre di pallavolo anconetane più in, per cui giocava anche un bel campionato, il campionato di Serie C, che era un campionato interregionale. La società Vittoria Capodimonte è una delle società sportive forse più antiche tra tutte le società sportive di Ancona, a parte l'Andreanelli e l'Unione Sportiva Anconitana, perché è in forma di polisportiva, ha agito forse anche dall'anteguerra, praticando la pallavolo all'interno della parrocchia, ma anche con una società di calcio che è arrivata anche nei campionati di seconda e prima categoria negli anni 60, che giocava dopo, ovviamente per ovvi motivi, giocava nel nuovo campo di Colle Marino al Sorrentino. Diversi giocatori che sono andati a giocare con l'Ancona e poi Massimo Piloni, anche se frequentava il campetto di San Pietro, però era nato qui
a Capodimonte, quindi Massimo Piloni fu lo storico secondo portiere della Juventus dietro a Zoff, ovviamente. E ha giocato una partita. E ha giocato una partita in non so quanti anni. Mauro Squartini che andò a giocare con l'Anconitana e lo stesso Edmondo Lorenzini era nato qui a Capodimonte. Adesso andiamo? Andiamo al Pincio. Al Pincio. Se noi parliamo oggi dei campetti di Ancona, questo qui è il campetto, quello per eccellenza, una breve cronistoria. Quest'area qui è stata sistemata così nel 1965 sul progetto dell'architetto Paola Salmoni, quando è stata messa nel monumento alla resistenza nel colle dello scultore Pericle Fazzini. In quell'occasione fu sistemata quest'area, è stato ricavato questo campetto, la pista di pattinaggio, il parco giochi per i bambini, ed è diventato subito un punto di riferimento per i ragazzi della città di Ancona. Proprio a ridosso delle mura ottocentesche. A ridosso della mura della cittadella, del parco della cittadella. Questo era un campo che negli anni 70 era pieno dalle 2 del pomeriggio fino all'oscurità. C'era gente che aspettava il turno qui dietro la rete per giocare, perché era frequentatissimo dai ragazzi. La caratteristica era che all'inizio avevano messo delle porte esagerate rispetto alla dimensione del calcio, hanno messo delle porte regolari, quindi se segnava facile, sì, le partite finivano 28-32. E poi c'è la caratteristica meravigliosa che il muraglione del parco della cittadella era un giocatore, nel senso era possibile fare con lui le triangolazioni de sponda, sì, per superare l'avversario diretto, e quindi partecipava attivamente al gioco. Non c'era fallo laterale? No, il fallo laterale era qui quando toccava la rete, e là il muraglione era un giocatore di movimento. Questo campo era anche piuttosto vicino a varie scuole, sia medie che superiori, per cui tanta gente, me compreso, uscito da scuola anziché andare a casa, e se veniva tutti al Pincio, si appoggiava lì la roba della scuola e si giocava. Anzi, ricordo con piacere la manifestazione fatta ultimamente, prima della pandemia, dal nostro amico Paolo Morini, quando abbiamo fatto qui un torneo delle vecchie glorie del Pincio, che è stato veramente molto divertente e molto interessante. Sempre parlando del nostro amico Paolo Morini, questo era il campo casalingo della sua squadra di amici notissima, quindi ancora la Lions. Parlando qui del Pincio, si diceva prima che questo campo era occupato sempre, ma coloro che non riuscivano a giocare qua ci avevano un'altra possibilità, cioè quella di andare dietro Porta Santo Stefano nell'area antistante la Lunetta Santo Stefano, quella bella costruzione che è stata fatta in occasione della costruzione della cittadella, e quello era il campo preferito, così se passiamo il termine, dei seghinari, perché era un campo nascosto. Era un po' imboscato. Era imboscato, non c'erano parenti, amici, vicini di casa che te potevano vedere e fare la spia presso i tuoi genitori che non erano andati a scuola. E altro campetto assai frequentato qui nel quartiere Borgorodi era quello, però diciamo negli anni 80, quindi un po' più tardi, fine anni 80, era quello in via Sacconi, il campetto del San Carlo Borromeo, quindi dove si giocava addirittura il calcetto, la squadra che poi fece anche degli ottimi campionati, la Scudo San Carlo, quindi stava qui sotto. Andiamo adesso dove? Andiamo in Piazza d'Armi. Andiamo in Piazza d'Armi. C'è il campo divisionale, che lì è una roba grossa, è stato il primo. Allora, qui adesso siamo arrivati nel rione Piano San Lazzaro. Il primo ufficiale campo della Unione Sportiva Anconitana è proprio qui, quindi il campo divisionale di Piazza d'Armi, che non è da confondersi con il campo comunale di Piazza d'Armi, sorto successivamente. Quello là dentro, diciamo. Dove ci andremo a vederlo, sorto nei primi anni 50. Questa è una partita del 1926 tra l'Anconitana e il Carpi. C'aveva una tribuna, una tribunetta da 500 posti, e era circondato esclusivamente da reti. In questa foto si vede bene dove era localizzato. La porta all'incirca stava davanti alla chiesa dei Cappuccini, che è quella là. E infatti qui si vede la strada. Quindi diciamo che il campo divisionale di Piazza d'Armi stava qui, in quest'area qui. In questo campo, nel campo divisionale di Piazza d'Armi, l'Anconitana fece la prima divisione nazionale,
5 anni di prima divisione nazionale che erano equiparati negli anni 20, dal 22 al 26, alla Serie A attuale, e fece la semifinale scudetto. Quindi il punto più alto raggiunto da Ancona. Il punto più alto raggiunto non a livello di Coppa, perché sappiamo che poi facemmo in Coppa negli anni 90 la finale con la Sampdoria. Però a livello di campionato noi giochiamo la semifinale scudetto qui contro, diciamo, era l'Alba Roma, che dopo 2 anni diventerà la Roma, era 1925. L'altra semifinale fu Genoa e Bologna. Lo scudetto vinto dal Bologna è il primo scudetto dei 7 vinti dal Bologna, quindi non era, se lo conta il Bologna potevamo contarlo pure noi, è uno dei 7 in bacheca lì al Dallara, e questo era il campo divisionale. Esatto. E invece adesso andiamo là perché quello era il campo di Piazza d'Armi. Il campo di Piazza d'Armi, dove adesso andremo, è stato poi fatto ufficialmente, diciamo, come campo di gioco regolare nel 1951, perché prima l'area era comunque utilizzata per gli allenamenti, per le giovanili, ma ufficialmente nel 1951 l'amministrazione comunale fece il campo di Piazza d'Armi così come si trova adesso, più o meno, e venne dato in gestione alla gloriosa società del Piano San Lazzaro, che poi lo gestì per tantissimi anni. Ma il campo è certamente uno dei più utilizzati, penso, nelle Marche, perché qui veramente dal pomeriggio, dall'una fino alla sera, poi dopo anche dopo cena, quando è stato apposto negli anni 70 lo scarsissimo impianto di illuminazione, qui si giocava sempre, prima categoria, seconda categoria, terza categoria, allievi, juniores, NAG, campionati amatori. C'era la biglietteria, il cui pertugio si può vedere anche adesso. C'era una tribunetta qui a fianco, non so se del metallo arrugginita. C'era una tribunetta di metallo arrugginita che è stata messa alla fine degli anni 60. Anche Vallemiano, insomma, c'ha quasi la stessa età di questo qui. Nato nel 54, e quando ci fu l'alluvione del 59 fu proprio la zona, una delle zone più allagate. Perché sia, siamo però, sotto Piazza il livello del mare lì, no? Sì, quello del Vallemiano effettivamente è un campo storico, tra l'altro c'è una storia, è stato un campo che è stato costruito dalla Federazione Gioco Calcio, cioè praticamente i fondi l'ha tirati fuori, non comunale come tutti gli altri, la Federazione addirittura aveva nel 45 aveva minacciato di dismettere il CONI. Doveva chiudere il CONI? Doveva chiudere il CONI perché era diventato un carrozzone. Cioè i soldi per far vivere le società sportive italiane li tirava fuori lo Stato. Giulio Onesti, assieme al suo segretario Bruno Zauli, anconetano puro sangue, questo è molto importante, ebbero un'intuizione eccezionale, praticamente inventarono la SISA, il Totocalcio. La schedina. Bisognava fare 13. E tramite la schedina iniziarono a riempirsi le casse del CONI, quindi da carrozzone che doveva essere dismesso, il governo De Gasperi decise a quel punto di portarlo avanti perché sovvenzionava tutte le società sportive italiane. Ma poi dopo lì venne una cosa anche... La perla è stata che, siccome le casse erano piene dovute al Totocalcio, un sottosegretario del governo De Gasperi nel 1948, un giovane sottosegretario, ebbe un'intuizione pazzesca. Disse: ma tutti sti soldi che entra dentro le casse del CONI, perché non ce li prendiamo pure noi Stato? Famo 50-50, 50-50. Famo 50-50. Questo giovane sottosegretario si chiamava Giulio Andreotti. Vecchia volpe. È una miseria. Beh, riguardo a Vallemiano c'è una curiosità che a noi ha colpito molto, perché il campo federale di Vallemiano in realtà, grazie al fatto che si trattava di un campo federale e quindi c'erano i soldi, c'erano i fondi, è stato il primo che ha avuto l'illuminazione notturna, pure prima del Dorico. Qui nel rione, no? Poco nella zona di via Giordano Bruno, quindi via Corso Carlo Alberto, c'era l'oratorio Salesiani, quindi il campo dei Salesiani. E era un altro, no Sergio, dei sì, più frequentati... È quello annesso alla chiesa che noi tutti anconetani chiamiamo dei Salesiani, però in realtà si chiama della Sacra Famiglia la chiesa. È stata presa dai padri Salesiani ai primi del Novecento e poi è stato costruito questo contenitore che diceva Franco, incredibile, dove c'era il campo di calcio, il campo di pallacanestro, sì, lì... che poi lì con la pallacanestro sono arrivati anche in Serie B, mi sembra. Sì, sì, c'era l'Olimpia, pallacanestro, il nostro assessore Foresi era uno dei giocatori
Me l'ha detto, Foresi vuole fare la puntata, solo lì. Lo tengo sulle spine, ancora non gliela faccio. Quello era un campo autoilluminato, perché praticamente l'illuminazione del quartiere consentiva di giocare anche dopo l'oscurità. E poi, chiaramente, andando poco più su per la via Ascoli Piceno, arriviamo al quartiere Posatora, e lì pure c'erano dei campetti. Premesso che nel quartiere Posatora c'era una squadra, la Cesare Battisti, che fece dei campionati, che poi divenne il Posatora, quindi, e fece dei bei campionati anche di prima, seconda categoria. Lì c'erano due campetti, c'era il campetto dietro la parrocchia lì di Piazzale Camerino, di Cristo Divino Lavoratore, e poi c'era il mitico campetto dei Saveriani, che era quello dove i frati Saveriani stavano sempre attenti a coloro che ci giocavano, perché la prima bestemmia che o parolaccia che scappava a qualcuno veniva espulsa tutta la squadra, e quindi non si giocava più. Quindi però bisognava stare attenti e tenere la bocca chiusa. Ultimo step adesso. Sì, archi. Archi, chiudiamo lì? Sì, sì. Andiamo agli archi. Io Marco vado, Aspetta, sì, allora. Questa roba gialla qui dietro è la fiera della pesca, così esatto. Ci siamo geolocalizzati, sì, sì, già. Sì. E quell'area lì, dietro il mercato ittico attuale, lo scalo Marotti, dove adesso è il parcheggio dei tir. C'era il campetto pure lì? Questo grande campo qui, che c'era, poi magari... questo. Questo campo, qui si vede dietro la cittadella, senza alberi. Questa è una foto degli anni 30, primi anni 30. Il campo della squadra del dopolavoro ferroviario, che in quel periodo, nel 33, venne promossa in quinta serie. Questo campetto durò non tantissimo, perché quando poi dopo venne sistemata l'area della fiera della pesca, l'area venne occupata dagli stand, ci mettevano i vari giochi all'interno della fiera. C'erano, no? Le giostre. C'erano le giostre, esatto. Ci misero uno dei primi, delle prime montagne russe, e quindi venne dismesso pure questo campetto. Però adesso andiamo sul campo, no Sergio, dove il campo della Fiera della Pesca, che era il campo del gruppo sportivo Portuali, squadra tuttora in attività, che addirittura è la nostra seconda squadra qui ad Ancona, che fa il campionato di promozione, e fu il primo campo della neonata 1967 squadra del gruppo sportivo Portuali. Il primo campo, ci andiamo adesso. Andiamo. Qui era stato ricavato un campo di calcio, il campo della fila della pesca. Questa fila di pioppi che vedete costeggiava la linea laterale del campo per lunghezza. C'era un terrapieno che serviva un po' da, chiamiamola così, gradinata, e questo campo è stato utilizzato dal 1967 al 1975, quando l'onorevole Castellucci ha rivendicato di nuovo l'area all'ente fiera per metterci le famose giostre, esatto, di cui parlavamo prima. Quindi un campo che era stato inizialmente già denominato campo provvisorio della Fiera della Pesca. Poi io e Franco pensiamo che questo sia stato uno dei campi più brutti d'Italia, se non il più brutto in assoluto. Il campo era orrendo, terreno impraticabile, gli spogliatoi erano orribili, e c'erano una caratteristica incredibile degli spogliatoi. Lo spogliatoio dell'arbitro era ubicato in fondo, quindi l'arbitro all'ingresso delle squadre in campo doveva attraversare tutti e due gli spogliatoi delle squadre, e anche al rientro ovviamente. Il campo era un misto di sabbia, terra, anche brezza marina da qui messa, arrivava anche la salsedine. Molte partite, le cronache che abbiamo visto, sono state fortemente disturbate dal vento. Questo campo è stato utilizzato da Portuali, dopo lavoro delle poste, pescatori. Ci hanno giocato molte squadre, e diciamo che la sua dismissione ha creato dei problemi, perché in quel momento gli impianti in Ancona erano veramente pochi. Poi cosa succede? Che proprio questo fabbisogno di campi fece sì che il comune stanziò altre cifre per costruire quindi campi un po' più in periferia, verso nord, sempre chiaramente nel comune anconetano. Quindi sorsero nel 1967 il campo comunale di Torrete, poi denominato Stefano Giuliani, e il campo sportivo di Colle Marino, denominato Goffredo Sorrentino, che era un medico illustre del posto.
Una curiosità che ci ha colpito molto rispetto alla costruzione del campo di Collemarino, il Sorrentino, è dovuta intervenire una società di Bologna esperta di disinnesco di bombe, perché il campo era disseminato di bombe inesplose della Seconda Guerra Mondiale. Gli abitanti di Collemarino dissero no, non fate il campo lì perché lì è pieno di bombe inesplose. Alla prima buca saltammo tutti in aria. Chiudiamo donandoti una foto che è del 1910, dove si vede il primo campo sportivo in assoluto della città, fuori dalla porta di Piazza Cavour, e il campo dove ci giocò fin dal 1905 l'Anconitana di Pietro Recchi. Quindi dal Mandracchio chiudiamo tutta questa passeggiata sportiva che ci siamo fatti battendo tutti i campetti storici di Ancona. Ringrazio Sergio, ringrazio Franco, ringraziamo Michele a distanza che ci ha lasciato prima e tutti quelli che sono intervenuti in questa puntata piena di colpi di scena. Grazie a te. Alla prossima. Ciao.